Buonasera, Buonasera, benvenuti a questa nuovissima e bellissima puntata di Tremi! Oggi è venerdì. Oggi è venerdì 7 ottobre 2022. Lei è? Mm, io sono Ruby e questa è la sigla! Questa sigla, ragazzi, eccoci. Se non fosse l'unica sigla che abbiamo sarebbe anche bella, bellissima. No. Io ormai la sogno la notte, addirittura. Sì, wow. Tutto a posto? Bene, lei? Tutto bene, grazie. Siamo entrati in ottobre, che bello, mese di Halloween, streghe, fantasmi, streghe, stregate. Ti piace? Allora, da un po' che lo dico, preferisco Halloween a carnevale, nel senso che carnevale, quando ero bambina, mi ha sempre messo un sacco di tristezza. Halloween lo sento un po' più nelle mie cose. Bello, questo ci piace, perché proprio un mese, sai, che triste. Però di io paura. Sono felice perché ottobre per me è il mese delle castagne. Buone. Le già mangiate? Sì. Anche a settembre le ho mangiate. Bene, bene, allora dobbiamo fare una bella scorpacciata di castagne. Ma andiamo avanti. Bando alle ciance, iniziamo con la prima rubrichetta. La posta del cuore. Cuori per tutti. Cuoricini, guarda che bello. Stasera siamo nere azzurre. Sì, infatti, va bene. Allora, vai. Vado? Ah, intanto continuate a scriverci. Sì, perché ci piacciono le vostre storie, sempre molto particolari, ne avete passate, ragazzi, un po' Vai. Meno. Allora, sì. Ciao Ribi. Ciao. Sono ciao MM. Ah, pensavo soltanto me, ero già contenta. No. Sono Giulia e ho 25 anni, quindi... Grandicella. Bene. Ho da poco iniziato a lavorare in un ufficio legale in centro. Accipicchia. Sto facendo il praticantato, quindi potete immaginare pochissimo tempo, ho pochissimo tempo libero. Vabbè. No, come beh, tutti. Tosto, eh. Noi invece ci esce il tempo libero dalle orecchie. Giulia, non l'ascoltare, ti capisco, mi dispiace. E dice... Pochissimo tempo libero, avrei proprio voglia di conoscere un ragazzo interessante, qualcuno con cui condividere la mia vita. Avendo poco tempo per uscire... Se non hai tempo vuoi condividere la vita. Vabbè, ma magari il tempo libero, non lo so. Va bene, andiamo avanti. Dovevi un po' spiegarci meglio se è una fuorisede, se... Vabbè. Boh. Non hai amici, boh. Avendo poco tempo per uscire, non ho molta possibilità di conoscere ragazzi. Ma tutti i giorni, andando a lavoro in metropolitana, vedo questo ragazzo. Ormai ci facciamo un cenno di saluto con la mano. Tipo, così, io avrei fatto così. Con la mano, non mi far perdere il punto, perché alla fermata siamo praticamente sempre io e lui. Chissà dove salgono, perché allora io ti consiglio una cosa, ce l'ho già in testa. E vai, la vai. Domanda infatti che ci pone è: vai, mi vergogno a parlarci, secondo voi dovrei buttarmi? Allora io ti do questo consiglio da persona inesperta del social network, però secondo me se tu appizzi Tinder nel momento in cui sei alla fermata, sicuramente lui l'avrà. Sì, ma deve stare lì a scrollare lì. Però non ti dice mica quello delle vicinanze. Snieri, poi facciamo anche una puntata su Tinder e spieghiamo. Ma io pensavo bene che ti dicesse tutti quelli che sono vicini. Non è proprio così. Quindi, vabbè, comunque però, sì, cioè cercalo sui social, fagli una foto, fai il riconoscimento delle facce, si può fare. Io poi ti prendo la denuncia. Allora, intanto gli fai una foto, poi la sera vai su Tinder, lo cerchi, così come una forsennata. Io mi inventerei una scusa, cioè del tipo... hai da accendere, non fumi, fumi la Lycos, quindi niente. Esatto. Oppure, è da qui che passa la 49. Anche se tutte le mattine lì, lo sai benissimo. Certo che oggi fa proprio brutto il tempo. E sei metropolitana.
capitane, non si dai, se può. Vuoi puoi, no? Sì, secondo me dopo un po' dai, viene che ti metti a parlare così. Scusa, una cosa che non c'entra niente, con quale scusa ti hanno abbordato, la più strana? Una volta uno in metro mi ha detto: ah, tranquillo, non correre tanto, la metro non è ancora arrivata. Ah. E poi si è messo lì a parlare: ma dove vai? Ma dove vuoi che vado alle 7 del mattino a lavorare? Cioè. A mettere il grano. Quindi? Quindi? Next! Bella! Ragazzi, sempre storie interessanti. Scusa, a te non ti è mai successo questa cosa? Che magari sei appunto questo della metropolitana, oppure sì, che ne so, quando visto. Ero piccola io c'era la posta del cuore. Piccola, andavo già a scuola. C'era la posta del cuore sul metro, il giornale, che diceva: sei l'autista della 49, ti vedo tutti bello. I giorni. Oggi ci ho preso di morire la 49. Infatti. Ti vedo tutti i giorni, ti prego, fammi un cenno col capo se hai letto questo messaggio. Quindi magari questo qua. Magari questo qua ci sta vedendo, ci sta guardando. Se sai quell'esserino lì che va, tutte le mattine saluta l'altra. Fai buttati un passo avanti, tu, buttati, scusa. Caspita. Cioè, mi viene da dire, c'avete quella roba lì sotto? E buttate, va bene, va benissimo. Avanti. Sigla! La nostra bellissima la prossima rubrichetta, che qual è? Allora, la prossima rubrichetta è ti sblocco ricordo. Okay. Allora, ne abbiamo parlato un po' a lungo l'altro giorno, in realtà, la scorsa settimana. Io ho detto una parolina magica che tu non avrai sicuramente ascoltato. Che io di sicuro non me la ricordo. Esatto, il mio sblocco ricordo di questa settimana è Fiveblandia! Ah, sì, allora sì che mi ricordo. Sai che cos'è Fiveblandia? Assolutamente no. Te l'ho anche detto l'altra volta, adesso mi ricordo che tu hai parlato di Fiveblandia e io ti ho detto... Che cos'è? Allora, ti leggo che cos'è. Vai. Allora, innanzitutto Fiveblandia, quello che state vedendo in questo momento, sono le copertine dei dischi, ok? Praticamente, che cosa ha pensato quel genio indiscusso di Silvio Berlusconi con le sue bellissime rete Fininvest quando eravamo noi piccoli, cioè tra l'83, ma è andato avanti fino al 2004 e nel 2015 c'è stata addirittura una compilation fatta di 38 canzoni, ok? Ma io non ho ancora capito cos'è. Aspetta, metteva in onda i cartoni animati, le sigle erano cantate inizialmente da gente sconosciuta, ma nel 1983 un esordiente Cristina D'Avena, lo sapevo, ha iniziato a incidere questi dischi. Il primissimo si chiama Fiveblandia perché era su canale 5. Bravissima, era delle reti Fininvest. Il primissimo è del 1983. Ok. Dentro c'era l'iconica canzone dei Puffi. Noi Puffi siamo così. Io li odio. Sembri un puffo. Io li odio. Comunque, intanto vi dico che cos'è. Appunto, era una raccolta di sigle di programmi per bambini in onda sulle reti Fininvest, pubblicata inizialmente nel 1983 e nonché l'intera collana discografica si chiamava Fiveblandia. Ma quindi era un disco, cassette disco, cioè che raccoglievano canzoni, tutte le canzoni dei cartoni animati. Esattamente. Okay. Che poi diventerà un appuntamento annuale più o meno settembre-ottobre, dall'autunno in avanti, insomma. E fecero anche la versione primaverile, che però si chiamava Cristina D'Avena con i tuoi amici in TV. Perché ormai poi lei era andata. Comunque c'è Fiveblandia 1, Fiveblandia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Al 22 hanno detto basta. Okay. Stop. Che era il 2004. Ma la TV cosa davano? No, la TV niente, non davano niente. Tu praticamente ti andavi a comprare il disco delle tue sigle dei cartoni animati preferiti. Ed erano quindi Fiveblandia perché andavano in onda su canale 5. Questi cartoni. Assolutamente sì. Niente. Fai conto, Fiveblandia 2. C'era nel 1984 la hit del momento era Là sui monti con Annette. Tu l'hai mai sentita? Bello! No! E Kiss Me Licia? Kiss Me Licia, Occhi di gatto? Sai di che anno sono queste canzoni? No. 1985. Ragazzi, ce le trasciniamo ancora adesso. Mila e Shiro? Sì, Mila e Shiro, 1986. Mamma, cioè a me sembra ieri, cioè queste ce le portiamo proprio avanti da sempre. Nel 1987 Fiveblandia fece anche un mega raccoltone, nel 2015 è stato reso tutto digitale.
Ah, quindi noi adesso possiamo andare, sì, da qualche parte a trovare, sì, Fivelandia, sì, su, non Apple, lo so, Music, sul web. Su Apple Music piuttosto che su quello che ascoltate voi. Spotify. Ah, pensavo di Spotify. Dire, figurati. Spotify, credo che ci siano tutti i dischi di Fivelandia. Quindi domani mattina mi cercherò Fivelandia. Sì, sì, così ti svolta la giornata, sì, la voce soave di Cristina D'Avena. Beh, voi Cristina D'Avena la conoscete soltanto per via dei Game Boy, credo. Ma no, cioè, ah, per i cartoni, per le sigle, sì, okay, va, cioè, bene. Io per i cartoni, ah, per, okay, le sigle, pensavo di no, non lo so, va bene, io non avevo nessuno di questi dischi, giusto per dirvelo. Infatti speravo che tu portassi qui questa sera, no, un disco, assolutamente nessuno, niente, di questi dischi, niente, vi do questo aneddoto, dovevo andare a Cristina, al concerto di Cristina D'Avena, ma forse avrà avuto, sarà stato l'88, l'89, mi è venuto tipo gli orecchioni, no, mi spiace, sì, però se vuoi andiamo, guarda che dovrebbero fare, ma lo faranno, l'hanno fatto secondo non me, non me la sento, non me la sento. Sì, sì, sì. Andiamo avanti! Bello, comunque, come al solito. No, non no, la no, no, niente, facciamo prima gli sgami. No, no, no. Ah, no, facciamo prima gli eventi, va bene, scusa. Qua tutti fanno le cose come cavolo vogliono loro. È giusto, sono loro i registi, loro di cima. Questa sigla è gli eventi della settimana. Potrebbe. Allora, il primissimo evento a cui assolutamente non andrei, no, è per una questione, no, demografica. Perché dov'è? Allora, no, casomai è perché. Perché? Perché? Perché il primo evento è evento è la Lombardia è dei giovani. Evento dedicato agli under 35. Ahimè, Se vuoi vado io al posto tuo e ti faccio sapere. Non ho ben capito che cosa succede, perché in realtà non mi interessa, perché essendo un over 35 non ho guardato. Fateci sapere. Comunque dal 6 all'8 di ottobre in piazza Città di Lombardia ci sono degli eventi dedicati a voi. A me, quindi, no, vabbè, magari ci vado e vi faccio sapere che cosa, ma di che tipo? Boh. Ah, non si la sa, Lombardia dei, sì, giovani, che ne, vabbè, so io. Quindi boh, solo so, per noi, voi non ci interessa, no, niente, boh, mi spiace. Vi offriranno degli spritz molto probabilmente. Allora, sì, i giovani solo bevono, sì, e ci regini alcolizzati. Sì, perché non è così. Andiamo avanti. Il secondo evento della settimana è Milano Golosa, che tra l'altro festeggia 10 anni. Alla fabbrica Orobia. 10 anni. Che fabbrica? Su? Orobia. Dove? In via Orobia. Ah, grazie. Sempre per questa. Sì, sì, 10 anni, ma soprattutto costa 10 euro. Ma si mangia? Sì, si mangiano delle cose dolci, magari cose carie, particolari. Io non ci vado perché ho delle altre cose da fare, sennò chiaramente ci andrò. Comunque, dall'8 al 10 di ottobre. Ci piace questo Andrea. Ah, questo è un evento strano che ho scoperto esserci, ma termina tipo questo weekend. Cos'è? Cioè, termina al Castello Sforzesco la mostra delle carte da gioco. Ah no, io allora ci sto, no, ti dico no perché pensavo un'altra cosa. Io ci passo tutti i giorni davanti al Castello Sforzesco e non ci ho mica fatto caso. Ok, vabbè. Scusami. Vabbè. Ci andresti? Ti piacciono, no, le carte da gioco? Okay. Dai, no. Se quello era under 35, questo è over 60. Dai, sì. Ma magari carte da gioco intendono anche tipo quelli lì che usano, no, i ragazzini. No. Carte da gioco solo per briscola, sì, scopo, sì, e scala, sì, 40. E poi il quarto e ultimo evento di questa settimana è l'ennesima week, che sinceramente non ce lo meritavamo, Ed è il Milano Wine Week. Ah, bello. Questo è sempre per i giovani che devono alcolizzati. Storica location Palazzo Bavona, che io non so dove sia, ma fa niente, ma hanno aggiunto anche Palazzo Serbelloni. Dall'8 al 10 di ottobre potete andare ad avvinazzarvi. Ma sai che mi ricordo che questo l'avevi portato anche l'anno scorso. Ma sicuramente. Assolutamente. È una delle week che detesto, tutto, perché non bevendo alcun tipo di alcolici, cioè, ma soprattutto il vino. Le week proprio sono gli alcolici e mi dà fastidio quelli del cibo. Poi vabbè. Tutto il resto. Tutto il resto è noia. Ok. Comunque, cioè, no, mandatemi degli eventi interessanti, esatto, da vedere, soprattutto quelli con dei titoli assurdi. Ma anche da un po' che non porti quelli sugli animali. Sì, perché quelli erano prevalentemente online. Niente. Adesso basta, la gente è ritornata a fare gli eventi in giro. La scorsa settimana ne hai portato, c'era stato poi domenica scorsa quello dei gatti. Ah, beh, non mi interessano i gatti perché non li amo.
Ok, allora i nostri eventi invece questa sera alle 21 presso il nostro spazio, bla bla, c'è la bla bla night. Quindi racconta che cos'è la bla bla night. Quindi potete venire qui, dovete essere tesserati all'associazione Spazio Se Umano. Se non siete tesserati vi tesseriamo. Sul momento, nessun problema, e avrete anche un drink in omaggio. E potrete portare il vostro talento, avrete 5 minuti sul palco e potete portare qualsiasi cosa, potete portare una canzone, raccontare barzellette, un gioco di società, giochi di magia, carte, esatto. Qualsiasi cosa, uno okay. strumento musicale, abbiamo microfoni, abbiamo televisioni, abbiamo tutto quello che volete. Okay. E quindi vi aspettiamo. Soprattutto abbiamo un sacco di simpatia. Abbiamo RP, quindi con questo. Esatto, basta che avanzano, lo sgamo di MM! Allora, c'è la sigla? Dello non, sgamo? Non, okay, c'è, non c'è niente, non ce l'abbiamo. Okay. Prima o poi la porterò. Okay, allora, vai, devo prendere il mio telefono perché devo. Okay. Perché è una cosa. Allora, okay. ovviamente sempre per voi fuori sede, io parlo sempre con voi. Soltanto a voi, gli altri facciamo okay. così. Qua devo leggere perché è un po' complicato. Non okay. so se avete mai preso la 90 e la 91. Certamente. Tu le sicuramente. Ah, sì, ma io non le devo conosci. Rispondere. No, ma infatti noi vogliamo sapere, la conosci. Ok. Sì. Bene, allora, è un pullman che... Non è un pullman, è un filobus. È un filobus, già sbagliato, vedi? Già filobus avevo i miei perché appunti. Ha la rete, la corrente che passa sopra. Giusto. Ed è l'unica linea che fa servizio non stop sullo stesso percorso, con le stesse fermate, tutto il giorno e quasi tutta la notte. E quindi è una linea che... praticamente fa tutto il giro di Milano, è difficile da spiegare, si chiama circolare, circolare esatto, destra, circolare sinistra, esatto, fammi finire, mancava quel pezzolino, esatto. Ok, quindi nella circonvallazione di Milano prende, pensate, passa da tutti i municipi tranne dal municipio 1, perché è quello proprio centrale, ma fa fermate, almeno minimo 2 fermate in tutti i municipi, quindi diciamo che se avete bisogno di andare da qualsiasi parte, sappiate che la 90 e la 91 vi ci aiutano. Portano. Esatto. Ma perché diciamo la 90 e la 91? Perché in realtà loro fanno lo stesso tratto, ma uno lo fa in senso, vabbè, non so da che parte mi state guardando, orario, e l'altro in senso antiorario. Ma il percorso è sempre quello. Quindi. Impariamo la 90 e la 91. Questo è il mio consiglio, il mio sgamo. Ma tu sai qual è la circolare destra e la circolare sinistra? Destra esterna. E quindi è la 90 o la 91? 90. Sei sicura? Sì, perché passava sotto casa mia. Ok, mi fido, io. Sì, perché ho abitato di per qua, una vita vicino, l'ho presa mille volte per andare a scuola. E la 91, sì, scendi di là. Che bello, però sì, mi è piaciuto, sì, questo sgamo. Sì, bene, sì, sì, assolutamente. Da una milanese mi fa molto piacere. Molto piacere. Sì, emozione. Allora, avevamo concluso la scorsa settimana con una domandella. La domandella era: ma tu preferisci la radio o la televisione? Allora, dipende. La radio al mattino, che ascolto sempre il nostro direttore su Radio Crystal dalle 7 alle 8, Crystal Radio tutte le mattine dalle ascoltate 7 alle 8. La rassegna stampa di Fabio Ranfi su Crystal Radio 96.2 anche in DAB, ecco, io sull'applicazione anch'io. Di Crystal Radio che mi fa compagnia al mattino, quindi al mattino radio e invece la sera televisione. Io se dovessi scegliere andrei sempre solo su radio. Ah, la televisione mi serve come contenitore. Esatto, cioè poi quando non sai niente. Va bene. Andiamo avanti. Quindi, bando alle ciance, vi lascio con una domandella. Ci vediamo la prossima settimana, ci vediamo stasera invece in presenza a Spazio Umano. Eccoci. La domandella di questa settimana è: ma tu la doccia la fai alla mattina o alla sera? Questa mi piace.